Allora, la prima parte della lezione di oggi è dedicata al laboratorio di lunedì scorso. Il laboratorio aveva lo scopo di iniziare a vedere come funziona JavaScript e provare a utilizzarlo per andare a generare del contenuto HTML. Il primo esercizio era sostanzialmente un esercizio mirato a iniziare a familiarizzare col linguaggio in sé, quindi senza troppi dettagli di HTML, e successivamente il secondo esercizio aveva lo scopo di partire da una struttura dati e utilizzare questa struttura dati per andare a generare del contenuto HTML. Iniziamo dal primo, così facciamo un po' un riepilogo del linguaggio JavaScript. Allora, si partiva da queste due strutture dati, ve le faccio vedere direttamente qua. Allora, le due strutture dati. Erano, eccole qua, queste, quindi un array A e un oggetto B. Abbiamo visto che gli oggetti possono essere dichiarati direttamente in questo modo oppure possono essere creati tramite il costruttore. La differenza sostanziale è che quando io ho bisogno di un unico oggetto con una certa struttura, è molto più facile dichiararlo direttamente in questo modo, piuttosto che scrivere una funzione che costruisce un oggetto di quel tipo. Primo obiettivo era quello di scrivere una funzione che facesse un ordinamento utilizzando l'algoritmo di Bubblesort. L'algoritmo di Bubblesort ha alcune varianti, questa è una. Abbiamo sostanzialmente due cicli che hanno i due indici I e J. Per ogni ciclo più interno io confronto un elemento con il successivo. Se l'elemento che io sto confrontando con il successivo è più grande il successivo, allora effettuo lo scambio. Altrimenti vado avanti. L'idea è che dopo tutte le iterazioni del ciclo più interno, l'elemento più grande sia stato spostato in fondo all'array. Ripeto questo ciclo un numero di volte pari al numero di elementi degli array, e quindi sono sicuro che tutti gli elementi abbiano trovato la loro posizione. Ci sono ottimizzazioni varie, ad esempio, se all'interno di un ciclo più interno non ho fatto nessuna operazione di scambio, vuol dire che tutti gli elementi ormai sono a posto e quindi posso evitare di fare ulteriori cicli. No, sostanzialmente l'algoritmo di base è questo. Cosa succede se io eseguo questo ciclo? Allora, la variabile che io passo alla mia funzione Bubblesort è sostanzialmente un riferimento a un array. Quindi tutte quelle operazioni che io faccio di scambio vengono applicate alla variabile A. Quindi, attenzione quando dentro una funzione andate a modificare gli elementi di un array di un oggetto, perché in realtà la modifica poi si applica anche all'oggetto che sta all'esterno. Oltre alla struttura classica, vi faccio notare che posso dichiarare delle variabili direttamente dentro il ciclo for. Per i cicli utilizzo l'attributo, la proprietà length degli array,
e utilizzo le quadre come tutti i linguaggi di programmazione per accedere a un elemento di un array. Il bubble sort ovviamente era un esercizio di base, giusto per farvi scrivere un po' di codice e andare a utilizzare un array. Okay? Non lo utilizziamo mai, perché abbiamo a disposizione il metodo sort degli array. Per cui io posso ordinare l'array A scrivendo semplicemente A.sort, come vediamo qui. Vi faccio notare la differenza tra una funzione di ordinamento, come bubble sort, e un metodo di ordinamento. La funzione di ordinamento riceve come parametro l'oggetto, l'array da ordinare. Il metodo di ordinamento viene invocato sull'oggetto. Quindi cambia proprio il modo in cui scrivo questa operazione. A.sort richiama il metodo sort dell'oggetto A. L'oggetto A in questo caso è un array. Bubble sort di A chiama la funzione A passando come parametro l'array. Quindi quando parlo di metodo intendo quella particolare funzione che si trova direttamente dentro l'oggetto e che può essere chiamata sull'oggetto stesso. Se io eseguo questo codice, il risultato di questo ordinamento non è quello che mi aspetto, perché l'ordinamento viene fatto considerando gli elementi dell'array come stringhe. Il risultato è che se vado a prendere A, metto prima 10, poi 13, poi 3, poi 32, perché sostanzialmente se considero quelle cifre come stringhe, li ordino in questo modo. Quello che devo fare, invece, essendo dei numeri, è andare a fare un confronto numerico. Per cui il metodo sort, chiamato in questo modo, fa un ordinamento tra stringhe, anche se dentro l'array io ho inserito dei numeri. Se io voglio fare un ordinamento tra numeri, devo andare a scrivere una funzione che faccia questo confronto. Per cui il parametro che posso passare al metodo sort è questa funzione che prende i due elementi e li confronta. Gli elementi sono dei numeri e quindi io faccio la differenza. La differenza tra due numeri sarà 0 se sono uguali, un valore positivo se il primo è maggiore del secondo e un valore negativo se il primo è più piccolo del secondo, che è la convenzione standard per andare a confrontare due valori. Vi faccio notare che io qui ho inserito la stringa, la funzione direttamente nella chiamata funzione, nella chiamata al metodo sort. Avrei potuto anche scrivere un qualcosa del tipo function confronta numeri A e B e poi dire return A-B e a questo punto non console ma A.sort confronta numeri. Oppure ancora,
var confronta uguale function a virgola b e poi diciamo, la stessa funzione e poi a.sort confronta. Ok, queste tre scritture sono sostanzialmente equivalenti. Sostanzialmente perché in realtà nel primo caso l'ordinamento non lascia traccia se non nel fatto che dopo la chiamata al metodo A è ordinato. Nel secondo caso, quando confronta numeri, ho definito una funzione, quindi quella funzione resta definita, è visibile anche in tutto il codice successivo. Nel terzo caso, idem, ho una variabile confronta che ha come valore una funzione. Da un punto di vista di funzionamento, però, il risultato è esattamente lo stesso. In generale, si preferisce la prima scrittura perché è più compatta e soprattutto non lascia dei residui. Allora, voi immaginate di dover scrivere del codice JavaScript industriale. Avete un sacco di librerie che includete, tipo jQuery. Avete tanto codice che avete scritto voi, altro che hanno scritto i vostri colleghi. Per puro caso, è molto probabile che voi e un vostro collega che entrambi dovete fare un ordinamento tra numeri, abbiate definito una funzione che si chiama confronta numeri. Se il codice viene eseguito prima uno e poi l'altro, il rischio è che queste due funzioni vadano in conflitto. Il risultato poi potrebbe essere impredicibile. In generale, poi, se io devo andare a capire come funziona il mio programma, vado a vedere quali funzioni e variabili sono definite a livello globale e se ne trovo centinaia, mi ci perdo. Per cui, in generale, una regola di buona programmazione è evitare di andare a inquinare il contesto globale con variabili, definizioni, eccetera, se non strettamente necessario. Se preferisco andare a definire una funzione in questo modo, perché magari la voglio utilizzare più volte, una soluzione che è sempre possibile è quella di utilizzare quelle che si chiamano le scoping function. In cui io sostanzialmente faccio aperta tonda, function, aperta chiusa tonda, aperta graffa, chiusa graffa, chiusa tonda e aperta chiusa tonda. Allora, sostanzialmente questo blocco qua, quello compreso dalla prima coppia di tonde, è la definizione di una funzione. Okay? Era chiusa tra parentesi, ma è una definizione di una funzione. Quella ultima coppia di parentesi tonde, che vediamo qua, sostanzialmente è la chiamata a funzione. Chiamo quella funzione.
Quindi definisco una funzione e la chiamo immediatamente. Quella funzione non ha un nome e quindi non va a inquinare lo spazio globale dei nomi. Altra osservazione importante, sempre su questo frammento di codice, attenzione come io ho scritto qui il parametro del metodo sort. Il parametro del metodo sort è il nome della funzione. Il che vuol dire che dentro il metodo sort io avrò un parametro e potrò utilizzare quel parametro per chiamare la funzione. In realtà quel parametro verrà chiamato per ogni coppia di valori da confrontare. Quindi parametro è una funzione e quel parametro barra funzione verrà chiamato per ogni confronto. Se io scrivo qualcosa del tipo a.sort confronta numeri aperta e chiusa tonda, sto scrivendo qualcosa che non ha senso. JavaScript però me lo lascia fare. Okay? A differenza di altri linguaggi che sono molto controllati, fortemente tipizzati, di solito si dice, strongly typed, in Java quasi qualunque cosa io scrivo va bene. A runtime poi ovviamente salta tutto. Perché? Perché sostanzialmente confronta numeri aperta e chiusa tonda vuol dire chiama la funzione confronta numeri, calcola il risultato e il risultato passalo come parametro del metodo sort. Confronta numeri, vediamo qua, restituisce un valore numerico che è la differenza tra i suoi due parametri. A quel punto, come faccio a utilizzare quel valore numerico per fare un confronto tra tutte le possibili coppie di numeri? Non esiste. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo, un po' più spicciolo, è confronta numeri, funziona bene se io gli passo due parametri, A e B. Se non gli passo nessun parametro, A è undefined, B è undefined, undefined meno undefined, che cosa farà mai? Per cui passo un valore non definito al nostro metodo. Ok, quindi attenzione a passare una funzione o passare la differenza tra passare una funzione e passare il risultato di una funzione. Io sto dicendo delle cose che magari per alcuni che hanno più esperienza di programmazione possono sembrare assolutamente banali. Per chi ha meno esperienza di programmazione invece questi sono dettagli a cui prestare attenzione, perché sono la fonte di errori difficili poi da individuare. Quindi questo codice lo commento, che non verrà mai eseguito. Allora, scrivere la funzione mediana che calcoli la mediana, qui vi ho poi messo il link a cos'è la mediana, allora, come faccio a calcolare la mediana? Innanzitutto devo avere
una sequenza ordinata. Gli elementi devono essere ordinati. Se ricordate quando abbiamo parlato all'inizio del corso di metriche e scale di misura, la scala di misura di base, che è quella nominale, sostanzialmente non permette di fare nessuna operazione. La scala di misura un po' più sofisticata, che quella ordinale, permette di andare a calcolare ad esempio la mediana. Perché? Perché se io riesco a ordinare gli elementi, posso poi andare a cercare l'elemento che sta a metà. C'è un piccolo dettaglio che è più o meno trascurabile, non tanto perché poi ci complica un po' il calcolo, è che se il numero di elementi di cui voglio andare a calcolare la mediana è pari, in realtà non c'è un elemento che sta esattamente a metà. Ce n'è una coppia che stanno in mezzo. Quindi, se io vado a calcolare la mediana di valori numerici, per convenzione, la mediana è il valore che sta a metà tra questi due, che è anche la media. Okay? Ma per convenzione, perché la definizione matematica di mediana mi permetterebbe di scegliere qualunque valore che è compreso tra questi due valori. Quindi, primo passo che devo fare è andare a ordinare il mio array. Prima di ordinare, in realtà qua faccio un altro piccolo passaggio precedente, ovvero vado a creare un duplicato del vettore originale. Perché? Perché se io ho la mia sequenza di numeri, che è, non lo so, i valori che ho letto di temperatura nelle ore di questa settimana, voglio andare a calcolare la mediana, ma mi interessa anche mantenere un certo ordine, per cui i primi elementi sono quelli che ho misurato il lunedì e gli ultimi sono quelli che ho misurato il venerdì. Quindi l'ordine per me è importante. Se io passo questo array con tutte le misure e non faccio, non creo una copia di questo array, il risultato finale è che questi numeri saranno ordinati in base al loro valore, non più in base a quando sono stati raccolti. E quindi in generale una funzione non dovrebbe andare a modificare il proprio contenuto, il contenuto dei propri parametri, altrimenti li può alterare. Per cui quello slice di 0 che cosa fa? Sostanzialmente prende una copia dell'array a partire dall'elemento 0 fino alla fine. Crea sostanzialmente un array nuovo in cui copia gli elementi. In realtà slice può avere uno o due parametri. Il primo parametro è il primo elemento da copiare, il secondo parametro è l'ultimo elemento da copiare. Se non c'è l'ultimo elemento, si considerano tutti. Quindi slice di 0 sostanzialmente copia gli elementi dal primo fino all'ultimo. Lo so, sarebbe molto più semplice avere un metodo che si chiama copy, però non l'hanno fatto. E quindi di solito si usa slice di 0. Creo una copia del mio array, lo ordino, tenendo presente che questi sono numeri e quindi metto la funzione di confronto. Vado a prendere la lunghezza del mio array e poi vado a verificare se il mio array ha una dimensione pari o dispari. N modulo 2 può essere o 0 o 1.
Se è 0 vuol dire che è pari, altrimenti è dispari. Se è dispari, nessun problema, perché basta prendere l'intero inferiore al n mezzi, e utilizzare quello come indice dell'elemento da restituire. Possibili problemi qua, se io dimentico di arrotondare, il risultato sarà qualcosa virgola 5. Se divido un numero dispari per 2, il risultato è sicuramente virgola 5. Se cerco di accedere a un array utilizzando come indice un numero che non è un intero, il risultato è che quel numero non è definito. Quindi floor, che vuol dire prendi l'intero inferiore, oppure n mezzi meno 0,5, sostanzialmente producono lo stesso risultato. Nel caso in cui invece il numero sia pari, prendo i due elementi centrali, li sommo e li divido per 2. Allora, scrivere una funzione person to string per generare una rappresentazione stringa di un oggetto con una struttura analoga a P. P, ve lo recupero un attimo, è qua su in cima. P è un oggetto che ha tre proprietà, id, name, surname. Quindi un oggetto con una struttura analoga a P significa un oggetto che abbia quelle tre proprietà. Magari altri valori, ma sostanzialmente le proprietà dovrebbero essere quelle. Quindi l'idea è che ho un metodo, una funzione person to string a cui passo un oggetto, ho chiamato P, ma potrei chiamarlo, se vogliamo evitare confusioni, x. Il risultato di questo metodo dovrebbe essere una stringa che sia del tipo Smith, virgola, John e poi tra parentesi l'ID. Quindi io cosa faccio? Surname, virgola, spazio, name, aperta tonda, ID e chiusa tonda. Quindi vado a prendere le tre proprietà di quell'oggetto e le concateno con delle altre stringhe, ottenendo, se chiamato su P, esattamente quel risultato. Questa è una funzione. L'alternativa che io posso avere, se io voglio andare a manipolare degli oggetti, è di andare a definire dei metodi dentro l'oggetto. Quindi la funzione è un qualcosa di esterno che riceve un oggetto e opera su di esso, il metodo è un qualcosa che fa parte dell'oggetto e quindi accede direttamente all'oggetto su cui viene invocato. Per cui quello che posso fare è definire p.string uguale una funzione. La funzione in questo caso, essendo un metodo che verrà chiamato su un oggetto, può usufruire di questa variabile speciale che si chiama this, che è l'oggetto su cui viene chiamato il metodo. Vedete che questa descrizione e quella sopra sono esattamente speculari, dove sopra utilizzavo x e qui utilizzo this.
Questo è un modo di definirla. Durante il laboratorio alcuni di voi hanno avuto l'idea di dire ma io posso utilizzare quest'altra funzione che ho già scritto. Sì e no, nel senso che se ho un metodo devo fare riferimento a this e il metodo non ha parametri. Se volete il parametro è implicito, ma io non lo scrivo. Mentre invece nella funzione ho un parametro che è x. Per cui un'alternativa a questa scrittura potrebbe essere pp.toString uguale a person2String. Non funziona perché dentro person2String io utilizzo una variabile x che dovrebbe essere passata come parametro e invece non è passata perché io toString lo chiamo così, faccio p.toString e non passo nessun parametro. Ok, quindi questo no. Andiamo per tentativi successivi. Beh, ci metto aperta e chiusa tonda. Peggio ancora. Vuol dire chiamare la funzione person2String e assegnare alla proprietà toString il risultato di questa chiamata. La funzione person2String, che è lassù, seminascosta, viene invocata, ma non gli passo nessun parametro e quindi x sarà undefined, x.surname a maggior ragione sarà undefined, quindi ho un risultato che è non definito. Quindi anche questa no. Andando per tentativi, person to string this. No, anche questo. Perché? Perché questo vuol dire chiamare la funzione person to string passandogli this, che in questo contesto purtroppo è definito, ma non ha il valore che vi aspettate, e assegnare il risultato a toString. Quindi il risultato non è una funzione, ma sarà ragionevolmente una stringa. Quindi, anche questo, no. Se proprio vogliamo utilizzare quella funzione di qui sopra, quello che possiamo scrivere è non person to string così, ma bensì function, aperta chiusa tonda, aperta graffa, person to string this. Questo ha senso, perché vuol dire che toString è una funzione che quando chiamata richiama person2String lassù e gli passa l'oggetto corrente. Ma cos'è this? È l'oggetto su cui viene chiamato il metodo toString. Quindi nel caso della chiamata p2String è p. Ok? In un altro linguaggio di programmazione tipizzato,
la scrittura 1, 2 e 3 probabilmente sarebbero risultate non valide e il compilatore avrebbe detto immediatamente appena scritto che non avevano senso. In JavaScript quasi tutto è consentito. Il problema è che quando lo eseguite quasi tutto può essere risultato. Ok? Secondo esercizio. L'esercizio partiva da questa struttura dati e chiedeva di andare a scrivere il codice JavaScript per generare una tabella a partire dalla descrizione fornita in un oggetto. In particolare c'erano alcuni suggerimenti. Si usa il metodo document.write all'interno di un tag script posizionato ove dovrà essere visualizzata la tabella. Attenzione, occorre generare tutto il codice HTML, quindi tutti i tag da minore table maggiore a minore slash table maggiore. Allora, esercizio 2 HTML, questo è il codice di partenza, okay? Quindi l'idea è che io scrivo del codice qua, quando la pagina viene letta dal browser, questo codice viene eseguito, vengono eseguiti i metodi document.write che generano del codice che viene messo qua. Allora, primo passaggio. Allora, riporto il codice. Questo, se guardate bene, è un oggetto, esattamente come il P che abbiamo visto prima, soltanto un po' più complicato, perché ha un attributo che si chiama update, un attributo che si chiama fields e un attributo che si chiama, anzi una proprietà che si chiama data. Poi, update che cos'è? È un oggetto di tipo data. Fields è un array, vedete che inizia con la quadra, un array che contiene i titoli delle colonne, sostanzialmente. Data è un array i cui elementi a loro volta sono degli array. È come se fosse una matrice. Come se, perché in realtà in un array di array non c'è la garanzia che tutti gli array abbiano la stessa lunghezza. Ora, in questo caso sì. Però in generale io potrei avere un array di array il cui primo array ha lunghezza 2, il secondo ha lunghezza 5, non è neanche detto che il tipo di elementi che ci sono in diversi array sia lo stesso. Nel caso specifico non avrebbe senso se fosse così, ma in generale può succedere. Il significato di queste tre proprietà è ovvio. Beh, il primo ci dà la data di aggiornamento, che è un'informazione in più, il secondo ci dà l'elenco delle colonne e il terzo ci dà sostanzialmente le righe, dove ogni riga è un array. Quindi, qui abbiamo una funzione che viene chiamata tabella, che riceve come parametro tab, che
quell'oggetto là sopra, che sostanzialmente che cosa fa? Vedete che è una serie di document to write. Allora, questo genera il tag di apertura. Questo blocco qua, anzi ancora la riga dopo, questo blocco qua genera la prima riga che corrisponde alla riga con i titoli. Vedete che inizio con un TR, table row, e poi per ogni elemento dentro tab.fields.length, quindi vado a prendere la lunghezza della proprietà field dentro tab. Document.write, th, table header, più tab.fields ii, più slash table header. Quindi vado a prendere l'iesimo campo, l'iesimo elemento dell'array field, e lo metto tra due tag, th e slash th. Allora qui, quando utilizziamo questo tipo di codice, occorre prestare attenzione al fatto che qui mischio frammenti di testo riportati tali e quali, tra doppi apici o singoli apici, con valori di variabili o valori calcolati in qualche modo, tutti concatenati con questi più. Quindi metto una serie di th che contengono i campi e poi chiudo il tutto con il mio table row. A questo punto ho messo il tag di apertura table, ho fatto la prima riga che contiene i titoli, come i th, quindi riga iniziale con i titoli, e poi righe della tabella. Le righe della tabella come faccio a prenderle? Beh, sostanzialmente faccio un'iterazione su tutti gli elementi di data. Infatti faccio per i che va da 0 a tab.data.length. Ho una variabile chiamata squadra che è tab.data di i. Io ho utilizzato questa variabile perché è un po' più semplice da scrivere di tab.data quadra i, okay? Però non è strettamente necessario. Per ogni squadra che cosa faccio? Scrivo un table row, quindi inizio una riga che poi chiudo qua sotto, e per tutti gli elementi di, dentro squadra, squadra tanto per intenderci è una di queste righe, cioè uno di questi array. Quindi vado a fare un ciclo per i che va da 0 fino alla lunghezza di questo array e scrivo td, la squadra indice j e poi slash td. Tag di chiusura, e infine, questo non era richiesto, ma possiamo aggiungere quello che vogliamo, qui scrivo p, update, la data, qui uso il metodo date, today string della classe date, e slash p. E poi chiamo questa funzione.
la funzione utilizzata una volta sola, quindi in realtà avrei anche potuto non utilizzare una funzione, ma scrivere direttamente il codice utilizzando la variabile classifica, ma in realtà utilizzando una funzione è tutto un po' più ordinato. Il passaggio successivo è stato quello di andare a organizzare un po' meglio il codice. L'idea è quella di andare a definire un file visualizza tab.js con la funzione che abbiamo scritto, che visualizza la classifica, un file classifica dati con i dati, e nel file HTML basta includere questi due JavaScript e richiamare la funzione nel punto opportuno. Questo è quello che... Scusate. C'è nel passaggio 2. Vedete che qua ho i due script src, visualizza tab e classifica dati, che contengono uno la tabella che abbiamo visto prima e l'altro la variabile tabella. E poi ho uno script con dentro la chiamata tabella di classifica. Attenzione, quando io metto un tag tipo script, posso mettere un unico src, un unico attributo src, non ne posso mettere due, e soprattutto se metto l'attributo src dentro il tag, non posso mettere del codice qua dentro. Se metto src, il codice qua dentro di solito viene ignorato. Okay. Problema che credo abbiate avuto in un certo numero di voi. Quindi, questi due servono per l'inclusione e questo, quando viene eseguito, stampa il risultato in questo posto del file HTML. In generale, tra l'altro, l'inclusione degli script molto spesso non si trova nel codice, ma viene messa dentro l'head della pagina. Questo tag script lo devo mettere per forza qua, perché altrimenti genera il codice nel punto in cui si trova. Se lo mettessi dentro l'head, mi ritroverei il codice della tabella dentro l'head che non viene visualizzato. Terzo passaggio, creare una versione alternativa del file dati classifica 2017 che richiami direttamente la funzione di visualizzazione, in modo che si eviti di definire la variabile globale, di definire una variabile globale, e l'inclusione dello script porti direttamente alla visualizzazione della tabella. Allora, questo è il passo 3, in cui abbiamo semplicemente questo inclusione dello script. Come è fatto il codice classifica 2017-0407 è questo. In cui ho tabella di direttamente questo codice. Quindi non definisco nessuna variabile classifica o altro, ma chiamo direttamente la funzione passandogli
direttamente questo blocco di codice. Quindi mi basta includere questo file che automaticamente viene eseguita quella funzione con questi parametri. Ok? Terzo esercizio, iniziamo a ritornare ai temi di inizio del corso e quindi dobbiamo andare a visualizzare del codice. Come lo facciamo? Lo facciamo con gli strumenti di base di JavaScript, quindi di nuovo con document.write, e utilizziamo di nuovo dei blocchetti base del linguaggio HTML. Cosa facciamo? Andiamo a mettere dei blocchetti, di solito si utilizza come tag il div, che rappresentano le barre di un grafico. Come faccio a definire la lunghezza delle barre? Beh, i div hanno sostanzialmente, come buona parte degli elementi di tipo blocco HTML, due proprietà CSS che sono width and height, altezza e larghezza. Quindi mi basta andare a operare sulla larghezza, perché questi sono in orizzontale, o sull'altezza se li volessi mettere in verticale, e fare in modo che la larghezza di questi elementi div sia proporzionale a il numero che voglio rappresentare. Ricordate, uno dei principi di integrità visuale è la proporzionalità. Quindi la larghezza, che può essere espressa in pixel, in percentuale, in multipli di caratteri o qualunque altra cosa, in centimetri, è proporzionale al numero che io voglio rappresentare. Allora, terzo esercizio. Allora, qui ho suddiviso il codice in più funzioni. Ho definito una funzione che si chiama generaBarre, che riceve un certo valore che è il valore che io voglio andare a rappresentare. V è un array e quindi cosa faccio? Vado a scandire tutti gli elementi di questo array e genero dei blocchetti div che abbiano una larghezza proporzionale a questi valori. Allora, io non genero soltanto le barre, ma genero anche questo contenitore div e gli do una classe che si chiama chartContainer. Questo mi permette sostanzialmente di andare a definire un elemento su cui ad esempio posso definire un bordo, un colore di sfondo, quello che voglio. Però è il contenitore del mio grafico in cui vado a lavorare. Iterazione su tutti gli elementi del mio array e per ogni elemento cosa faccio? Vado a creare un elemento div. L'elemento div è fatto in questo modo. Allora, un primo blocco che è questo, in cui scrivo div class uguale a bar, ho definito una classe che sostanzialmente mi permette di andare a definire, che so, il colore di sfondo della barra. E poi ho un parametro, un attributo style uguale a virgolette width due punti.
chiusa la stringa. Quindi io riporto testualmente tutto quello che c'è fino qua. Poi vado a mettere v di i per 10. Prendo il valore che voglio andare a rappresentare, lo moltiplico per 10 e quella è la mia larghezza della barra che andrò a visualizzare. Dopo aver inserito, dopo questi due punti, quel numero, vado a riportare quest'altra stringa che inizia qua e finisce qua giù in fondo, quindi è tutta questa. Quindi vado a riportare testualmente quello. Quindi dopo il numero metto px, l'unità di misura che utilizzo per andare a esprimere la mia larghezza. Ricordatevi sempre l'unità di misura. Anche perché se no il browser non sa se quei 10 siano pixel, centimetri, metri, millimetri, pollici o qualunque altra cosa. L'unico caso in cui potete, e di solito per convenzione si omette l'unità di misura, è quando mettete 0. Perché 0 è 0 qualunque sia l'unità di misura. Per cui se v di i è 4, ve lo scrivo qua sotto, se v di i è uguale a 4, il risultato che cos'è? È questo, fino qua, 4 per 10, che di solito fa 40, e poi quest'altro blocco qua. Scusate, in realtà qui ho VD, cioè 4. Quindi vedete che io ho costruito il div e in particolare sono andato a costruire il contenuto di questo attributo style mettendo i due punti, il numero px, punto e virgola e chiuse virgolette. Qui ho sfruttato il fatto che JavaScript mi permette di andare a scrivere le stringhe sia utilizzando i singoli apici che i doppi apici. Avrei potuto scrivere la stessa cosa anche con i doppi apici, ma sarebbe stato un pochettino più complicato. Avrei dovuto scrivere qualcosa del tipo... Allora, se qua utilizzo i doppi apici, sia qui... che qui in fondo, che poi qui, qui, qua e infine qua giù, ho qualche problema perché in questa stringa, questa che va da qui a qui, mi ritrovo dei doppi apici. Se io li lascio così, vuol dire che la stringa inizia qui e finisce al primo doppio apice. E invece no, io voglio una stringa che contenga un doppio apice. Quindi, come in buona parte dei linguaggi di programmazione, se voglio mettere un doppio apice dentro una stringa, devo andare a quotarlo con un backslash, sia qui e qui e infine qui, come pure questo.
Allora, le due scritture che vediamo sono abbastanza simili. La prima però è un po' più semplice perché evita di farci mettere i backslash. Normalmente li dimentichiamo, quindi il risultato è un qualcosa di impredicibile. Okay? Per cui, in generale, è molto più comodo utilizzare i singoli apici, in modo che i doppi apici dentro non vengano interpretati come termini della stringa. Scusate, allora, commento questo che altrimenti lo genera due volte. Questo mi genera la singola barra. Questo mi fa un'operazione ancora più complicata. Mi genera un grafico in cui ho delle etichette e dei dati. Quindi sostanzialmente ho una struttura di questo tipo. Allora, apro il grafico e ve lo mostro. Allora, questo è il primo. Quello che viene generato. Vi faccio vedere anche il CSS così capiamo meglio che funzione hanno questo chart container e questo bar. Allora, qua su abbiamo div chart container, che è il div, il tag che racchiude tutto il grafico, che ha, vabbè, un padding di 15 pixel, quindi c'è una fascia, un bordo interno al tag di 15 pixel. Abbiamo un bordo di solido, quindi con linea continua, spesso un punto e di colore dark orange. Questo. Vedete che lo spazio che c'è qua sopra e lo spazio che c'è qui a sinistra sono i 15 pixel di padding. Abbiamo un background color snow, che è un bianco molto chiaro, in questo caso è difficile da distinguere rispetto al bianco di sfondo. E poi abbiamo un display che diciamo che è inline block. Quindi sostanzialmente è possibile concatenare più blocchi uno dopo l'altro come fossero delle macro lettere. Quindi vengono messi uno di seguito all'altro finché ci stanno. L'altra classe che noi utilizziamo è la classe bar, eccola qua, che sostanzialmente come elemento fondamentale ha questo background color, che è il blu che abbiamo visto. Vi faccio notare che se io elimino questa proprietà, le barre che rappresentano i div
non hanno uno sfondo, cioè sono trasparenti. Risultato: allora, non si vede un tubo. Cioè, ci sono, ve lo garantisco. Però, essendo bianco su bianco, non si vede nulla. Vedete che si vedono i numeri, che però sono bianchi, anch'essi su bianco, e quindi... Per cui è fondamentale mettere un colore. Torno un attimo al CSS. Un minimo di visibilità potremmo averla andando a mettere ad esempio un border, due punti, dotted, 0.5 punti, gray. Per cui così vedo almeno il bordo. Però lo sfondo non c'è. Quindi è fondamentale mettere uno sfondo. Torno a rimettere il mio background color e a questo punto riottengo un grafico analogo a quello di prima. Il bordo, lo metto o non lo metto? Non mi dà nulla in più, perché se ho una barra con un colore che stacca nettamente dallo sfondo, è sufficiente quello. Okay? Il bordo non è così importante. Se avessi tante barre di colori diversi, alcuni colori fossero molto tenui, che quindi possono confondersi con lo sfondo, allora potrebbe aver senso indicare un bordo. Andiamo a eliminare il nostro bordo, così torniamo alla versione originale. Allora, oltre al board, background color, che è fondamentale per visualizzare la barra, altrimenti non c'è, cioè c'è ma non si vede, vado a mettere la scritta dentro e la metto 10 pixel, quindi abbastanza piccola, e metto come font family Helvetica Noi, che è un carattere che potenzialmente non c'è dappertutto. Credo che sia incluso nel pacchetto Microsoft Word, per cui è probabile che ci sia in gran parte dei PC, ma non è garantito che ci sia dappertutto. Per cui è necessario quello che si chiama il fallback, quindi un nome più generale che il browser possa utilizzare per andare a decidere che font utilizzare. Sans Serif è un nome standard che mi dice che utilizzo dei font tipo Sans Serif. Qualunque sistema operativo che si rispetti ha almeno un font Sans Serif. Altre caratteristiche sono text align e padding. Io ho detto text align right, il che vuol dire che che quanto scrivo dentro il mio div sarà allineato a destra. E infatti i numeri vedete che sono qui sul margine destro. Ho messo un padding che quindi mantiene un po' di distanza di questo numero dal bordo della barra. E poi, come vedete, qua le barre sono spaziate l'una dall'altra, quindi devo andare a dare un po' di separazione. Margin bottom un X, l'altezza di una lettera circa. Se io elimino questo, il risultato è che le barre sono una attaccata all'altra.
Altro dettaglio che qui non è specificato è l'altezza delle barre, che è proporzionata al testo che ci sta dentro. Volendo, io posso andare a definire un'altezza delle barre predefinita. Allora, rimetto la spaziatura. E a questo punto passiamo a vedere la seconda variante. La variante in cui ho le etichette a fianco delle barre. Allora, per visualizzare questo tipo di dato, io ho bisogno ovviamente delle etichette e dei valori. Quindi, i dati da cui parto sono questi. Ho qui i valori, che sono quelli che vi ho detto prima, e poi ho questo oggetto dati, che è un array. Un array, i cui singoli elementi sono degli oggetti che hanno una proprietà label e una proprietà value. Quindi, per visualizzare le barre, esattamente come andavo a iterare sugli elementi dell'array, itero su questi oggetti. La dimensione della barra è data dalla proprietà value, l'etichetta è data dalla proprietà label. Okay? Quindi il codice è sostanzialmente questo. Qui ho un parametro factor, che è sostanzialmente il fattore di moltiplicazione del valore per ottenere la dimensione. Se non passo quel parametro, il fattore di moltiplicazione è 10, come qui, in cui moltiplicavo il valore per 10. Se io qui sotto mettessi genera grafico, dati, virgola 5, il fattore di moltiplicazione è 5 e non 10. Quindi, se ricarico la pagina, ottengo delle tabelle, delle barre che hanno una dimensione pari al valore rappresentato moltiplicato per 5 pixel. L'altro era 10, quindi sono esattamente la metà. Allora, anche qua ho un div di tipo chart container, che è quello che sostanzialmente mi permette di avere il bordo arancione e un minimo di spaziatura interna, e poi dentro metto una tabella. Ha una classe che si chiama bar chart, che poi vediamo, mi permette di definire alcune caratteristiche. All'interno di questa tabella, per ogni elemento dei dati, vado a definire una riga che contiene un header che è fatto da th, dalla proprietà label dell'elemento iesimo dei miei dati, e poi slash th. A fianco di questo table header ho un td che contiene a sua volta il mio div, che inizia qua e finisce. Qui. Che è esattamente analogo a quello di prima. Se volete, l'unica differenza è che qui ho factor come moltiplicatore.
mentre prima avevo 10. Quindi ho un parametro in più sostanzialmente. Alla fine metto della riga, metto slash dd e slash tr. Al di fuori del ciclo, quindi una volta che ho stampato una riga della tabella per ognuno dei dati, chiudo il tag table e chiudo il div generale, quello che mi incornicia il grafico. Il risultato è quello che vediamo qua. Piccola osservazione, qualcuno mi pare me l'avesse chiesto in laboratorio, ma è necessario chiudere TD, chiudere TR, eccetera, eccetera? Allora, se voi omettete questa riga e ricaricate la pagina, non cambia nulla. Perché? Perché il browser legge TD, incontra i dati, poi trova un TR che è l'inizio della riga successiva. A questo punto lui deduce che in realtà il TD e il TR precedente devono essere implicitamente chiusi. E quindi introduce automaticamente d'ufficio lo slash TD e lo slash TR. Per cui molte volte non è necessario andare a mettere il tag di chiusura, perché il browser, ragionandoci un po', sa dove metterlo. Il problema è che talvolta se questo tag manca, il risultato potrebbe essere un po' impredicibile, soprattutto se non chiudo una tabella o altro. Per cui, sebbene buona parte dei browser riescano a cavarsela tranquillamente senza i tag di chiusura, buona parte dei tag di chiusura, la raccomandazione è metteteceli sempre, comunque. Anche perché il browser potrebbe dedurre il tag sbagliato o la posizione sbagliata in cui chiudere il tag. Se voi mettete il tag, il risultato è sicuramente quello. Se non lo mettete, vi affidate al browser. Nel 99% dei casi va bene, però poi c'è sempre quell'1% che vi frega. La tabella con i dati non ve la commento, è abbastanza ovvia, esattamente analoga a quella precedente. Quindi ho un array, scandisco l'array e genero una riga per ogni tabella, per ogni una riga della tabella per ogni elemento dell'array. Domande? Riuscite più o meno a orientarvi con JavaScript oppure Ostrogoto? È importante che dedichiate tempo adesso e cerchiate di chiarirvi i dubbi adesso, perché poi dopo è un crescendo. Quindi se non avete chiara la sintassi o alcuni dettagli di JavaScript, cerchiamo di chiarirli ora, perché poi dopo è un po' tardi per tornare indietro, ok? Potrebbe essere il momento di fare una pausa e poi parliamo di Ajax.